Questa edizione di Destini Incrociati a Firenze e alla Stessigna voleva raccontare un teatro in movimento, di un percorso nuovo del teatro carcere in Italia che comincia a maturare la sua esperienza e da un grande produttore di idee produttive dentro le carceri comincia a immaginare percorsi anche ulteriori di sconfinamento. Penso che il carcere bisogna aprirlo e allora il teatro dovrebbe essere fatto in carcere, ma non solo dai detenuti. Si entra in carcere, soprattutto gli studenti, ovviamente con tutto quello che la società libera ci mette sulle spalle, se ne esce per il 90% dei casi con una visione completamente diversa. Io penso che la chiave di volta sia l'introduzione massiccia, formazione culturale più elevata possibile. Si cerca di costruire un mondo diverso, perché poi quello che ho recepito stamattina qui è, ed è bello, scoprire che non si è soli, perché poi è questo che ci dà forza poi di andare avanti. 33 le esperienze teatrali rappresentate qui a Firenze e la Stessigna nei 3 giorni di rassegna attraverso spettacoli, proiezioni video, produzioni cinematografiche, produzioni editoriali, un convegno d'apertura dell'incontro dove vari rappresentanti delle istituzioni hanno portato contributi di contenuto, non solo salute istituzionale. Passo la notte insonne a guardare il cielo attraverso le sbarre. Ho gli occhi chiusi nel silenzio, dei passi lungo il corridoio. Qualcuno cammina ancora e ancora. Un'altra eccellente edizione di Destini Incrociati, spettacoli coinvolgenti, di qualità, preziosi, attenti, ma anche molti video molto interessanti di compagnie che ancora non conoscevamo. Se devo trovare una linea, mi piace parlare del femminile, perché quest'anno abbiamo visto una serie di spettacoli dove le registe sono donne e con spettacoli straordinari. Alessia Gennari da Vigevano ha presentato una nuova lettura della Tempesta con un grande gruppo di attori, così come abbiamo visto Famiglia con una sorta di festa di nozze dove c'erano attori usciti dal carcere insieme a studenti con un'energia e una forza di gruppo veramente commovente, la regista bravissima Valentina Esposito, il nastro di crepe di Livia Gionfrida da Prato, la classe che viene da Saluzzo con la bravissima Grazia Isoardi che guida questo gruppo che ogni volta ci fa dei regali notevolissimi. Sono una serie di spettacoli dove si sente l'unità del gruppo e anche il grande pensiero. I registi guida di questi spettacoli sono registi che hanno una grandissima competenza, una forte creatività, ma hanno di particolare la capacità di saper accogliere dentro o in dialettica con la loro poetica anche gli spunti, le disponibilità, le ricchezze che sa dare il gruppo. Da questa fusione nascono spettacoli di eccellenza che è assolutamente importante che riescano a vedere anche i critici che abitualmente seguono gli spettacoli delle stagioni dei festival. Barcato nella sua cella, lui sta senza nessuno. Perché sì? Anyway, questa è casa mia, la mia tana. Nella quinta edizione della rassegna nazionale di teatro in carcere Destini Incrociati, Agita, che è anche e soprattutto un'agenzia formativa, ha voluto rafforzare sempre più quello che è un rapporto già consolidato attraverso le altre edizioni
tra mondo della scuola e teatro che si fa e si vede in carcere. Abbiamo incontrato le insegnanti degli istituti in cui poi abbiamo realizzato la preparazione alla visione degli spettacoli e con la loro collaborazione è stato possibile predisporre un vero progetto didattico che ha interessato i ragazzi delle scuole medie inferiori e degli istituti superiori proprio attraverso dei momenti in classe in cui si è lavorato sulle premesse al vedere teatro in carcere e le differenze tra il vedere il teatro in carcere o in un teatro. Evidentemente ci sono delle grandi differenze e le reazioni sono state molto vive, anche molto complesse. Voi vorreste conoscerli questi ragazzi o no? Sì. Sì? Sì. Ma di persona. Persona. Un altro aspetto molto importante è verificare come i ragazzi, avendo prima atteso l'incontro con i detenuti attori, reagiscano poi effettivamente alla visione degli spettacoli. Questo è stato possibile per Commedia Divina in particolare, il fatto che per esempio prima avessero fatto dei disegni che hanno voluto poi regalare ai detenuti alla fine della rappresentazione, avessero quindi scatenato in un certo senso il loro immaginario rispetto al mondo del carcere e anche al tipo di spettacolo proposto. Sono stati molto bravi perché hanno intuito cose che poi hanno effettivamente visto in scena, quindi le hanno colte, le hanno apprezzate, hanno anche colto l'ironia molto forte che nello spettacolo è presente, dimostrando una grande maturità come pubblico di studenti delle scuole. E poi con i detenuti c'è stato un momento in cui hanno dialogato, promettendosi di iscriversi e di mantenere vivo questo rapporto. Quindi un grande successo per tutti noi e per le loro insegnanti. In questo momento non siamo detenuti, siamo solo attori. Non siamo venuti a vedere dei detenuti, noi siamo venuti a vedere delle persone che cercano di cambiare. Ciao! Ciao ragazzi! Il coordinamento nazionale Teatro in Carcere si conferma una buona pratica che viene letta anche a livello internazionale come punto di riferimento per il teatro in carcere. Non a caso premieremo qui a Firenze un'esperienza statunitense, lo faremo con il premio internazionale Gramsci dedicato al teatro in carcere promosso dalla rivista Teatri delle Diversità. E questo ci ha consentito negli ultimi anni di avviare anche relazioni che coroneremo con la promozione di un nuovo network internazionale di teatro in carcere. Per me è un onore partecipare alla consegna di premio Gramsci a Larry White. Negli anni che lui è stato in carcere, lui ha ispirato gli uomini che lui vi ha incontrato a resistere alla deumanizzazione delle loro condizioni e di battersi per i propri diritti. Mi ricordo il prete del mio vecchio quartiere, anche lui una bravissima persona. Ah, e che faceva? Che faceva questo prete? Lui? Sì. Cercava di tenere i bambini fuori dalla strada, dalla delinquenza, dallo spaccio. Lui tutte le mattine si faceva un giro in classe e vedeva chi mancava. Minchia, sempre i soliti tre erano. Infantino, mezza testa e torre grossa. Infantino chi è? Io! Ah, già. Allora noi lo sapevamo che padre Puglisi ci veniva a cercare. Minchia, ci andavamo a nascondere nei posti più buoi, più nascosti, più biancati. Minchia, lui ci trovava. Questa edizione 2018 di Destini Incrociati ha avuto la caratteristica di raccontare e di aggiornare il teatro in carcere in Italia, che cos'è questo fenomeno, cosa sta diventando questo movimento di teatro che ormai esce dalle carceri, che sta trovando nuove dimensioni, anche professionali. È un teatro che racconta la vita, che piano piano sta diventando un pezzo importante del teatro italiano. Non più un'eccezione, ma ricerche, pratiche sceniche che
stanno riversando anche segni importanti nel professionismo, sia da parte di ex detenuti diventati attori professionisti, sia nello sconfinamento del linguaggio, stiamo andando verso il cinema, anche verso l'editoria, verso tante cose importanti, ma soprattutto i nuovi processi di creazione di esperienze professionalizzanti e anche di contaminazione del teatro professionale da parte dei linguaggi elaborati nel teatro in carcere. Perché è un teatro più vicino alla vita vera, all'esperienza delle persone, alla comicità, alla tragicità della nostra vita. In questo senso è una forma di teatro popolare, teatro che incontra i pubblici e ci aiuta a ricostruire un senso e una necessità al fare teatrale. Infatti abbiamo chiamato questo convegno anche teatro necessario, ecco, recuperare del teatro la forza comunicativa è necessaria attraverso anche le vite e le esperienze di chi ha fatto carcere e poi lì ha trovato il teatro come un punto di luce per il proprio avvenire. Tutto a posto, sì. Tutto bene, dai. Ti ricordo che Viola e Fiammè, se stavo forse, io organizzavo io questo matrimonio. Ma pensi che non ci ha fatto piacere? Tanto te restituisco tutto. Ma vaffanculo. Quando moro te restituisco tutto. E quando mori ne riparliamo. Onestamente, se non c'era teatro, non lo so una volta fuori quello che avrei voluto fare. Probabilmente ritornavo a fare quello che facevo prima. Teatro, sì, tutto quando state deluto lì sei, sei messo a mare e tempesta. E parte, le solite cose. Invece con teatro ho cominciato a conoscermi, ho cominciato a appassionarmi. Mi rendevo conto ogni mercoledì che facevo il teatro non stavo detenuto. Una volta stavo su un'isola deserta, l'altra volta stavo in una foresta, quindi evadevo, fra virgolette. Ovviamente, per cui la cosa più importante è che una volta fuori, sul genio di Valentina, non ha vanificato tutto quello che abbiamo fatto da dentro. Si è fondato Forca Pace. Per cui ci ha dato la possibilità a tutti noi, ex detenuti e non, di continuare a fare quello che ci piace. E continueremo. Grazie a voi. Nel corso della vita è indispensabile, di tanto in tanto, fermarsi. Considerare la strada percorsa e quella ancora da fare. È cosa indispensabile per non tradire le origini. E non mancare le sfide che ancora verranno. Ma non sempre la scuola è maestra di vita. Cosa mi ha cambiato personalmente? Forse non è tanto la capacità di esprimersi, perché quello è un fatto puramente tecnico, ma anche il saper riconoscere i sentimenti, no? Le espressioni sentimentali, proprio per una situazione di anaffettività determinata da questo tipo di vita, perché questo tipo di vita a lungo andare crea anaffettività, questa vita carceraria. Ma ragazzi, davvero, quello che manca qui è un buon intervallo. Ma che intervallo? Un programma di rieducazione. Ma guarda, qua ci serve proprio un metodo che funzioni con noi. È vero. No, qua mancano i corsi di recupero. In realtà mancano laboratori, computer, attrezzature varie, eccetera. Tutto. Senti, tutte chiacchiere. L'unica cosa che manca qua dentro è la vostra voglia di studiare. Fermati, Faro nella nebbia, caro secchione. Sarai anche secchione, ma qui ti sbagli. Ti sbagli perché io ti dico che io amo studiare, io amo la storia. Come definire il teatro? Puoi dire così, innanzitutto il teatro è uguale libertà, per prima cosa. Seconda cosa, basta col teatro fatto in carcere uguale a detenuti, quindi uguale a un teatro magari assolutamente mediocre, no? Basta con questa cosa, bisogna sfatarla. Il teatro è importante dentro e fuori dal carcere, fatto con volontà, con voglia, con grinta, con entusiasmo e soprattutto con personalità, il che non guasta mai. Ci sono tanti nostri compagni che non hanno la possibilità di uscire, di essere qua con noi, che ci portiamo sempre dietro.
e penso che questo discorso valga per tutti gli operatori, per tutti coloro che fanno teatro in carcere, che vorrebbero vedere tutti i loro ragazzi lì dentro su un palco come questo. Quindi il grazie va a tutti, al coordinamento, a tutti quelli che hanno potuto, che hanno reso possibile questi eventi. E grazie soprattutto al teatro, che ci fa emozionare ogni volta e ci fa crescere ogni volta. Quindi quello che ci piaceva dire è che il grazie va ai maestri, ai buoni maestri, come Don Milani, sperando che ce ne siano sempre di più di buoni maestri, perché non soltanto noi che abbiamo sbagliato, ma tante persone, penso tutti, abbiano bisogno di buoni maestri. Quindi grazie per tutto questo.